una bella frenata in anticipo, è più sportivo, quindi allora una intro del video un po' diversa dal solito, non essendo uno youtuber professionista, ma essendo un istruttore di guida sicura e un appassionato di moto, non mi porto avanti con i video. Quindi questa intro sarà mentre cammino per andare a un appuntamento. E tra l'altro ci tengo a dire, l'ho già detto in altri video, per andare bene in moto bisogna essere allenati. Ora non dico di allenarsi e fare palestra, o meglio, chi ha tempo assolutamente deve fare palestra, fa solo bene. Chi non ha tempo, se è possibile, magari camminare un po', andare un po' in bici, tenersi un po' allenati. Un fisico allenato ci permette di stare di più sulla moto, godercela di più, e anche per quanto riguarda la tecnica, avere quella prontezza muscolare ci aiuterà in tantissime situazioni. Ok, detto questo, finalmente sono riuscito a fare il video sui tornanti, molti di voi me l'hanno chiesto nei commenti, finalmente sono riuscito a farlo. E breve introduzione prima di vedere la prova pratica. Il tornante è un argomento, se vogliamo, delicato, e da affrontare a tu per tu, fare tutte le prove e capire tutte le insidie che nasconde il tornante. Questo piccolo, questa introduzione è proprio per parlare un attimino di cosa nasconde il tornante, o meglio, di come affrontarlo al meglio il tornante. Ovviamente si lavora d'anticipo. Ipotizziamo tornante in discesa sinistra, quindi siamo sulla parte esterna. Anticipo bene la frenata, freno in anticipo perché ci sarà anche la discesa, no? Che ci spingerà un po'. Quindi agisco bene sui freni, guardatevi il video sui freni. Freno motore, scalo marcia, arrivo in prossimità del tornante con una marcia corretta. Detto questo, facciamo finta anche che il tornante è cieco, quindi non posso tagliarlo perché vedo dall'altra parte se arriva qualcuno. Tagliarlo non intendo invadere l'altra corsia, ma affrontarlo in maniera un po' più spedita, un po' più sportiva. Nel frattempo mi colo un po' il naso perché è dicembre, è sera e quindi è sceso un po' di fresco, un po' di umido. Quindi arriviamo sul tornante, marcia giusta, abbiamo già frenato, ritardiamo leggermente l'ingresso così da permettere allo sguardo di anticipare quanto più possibile la traiettoria pulita. Una volta che imbrocco il tornante e posso anche entrare leggermente pinzato così da mantenere la moto un po' più schiacciata, parliamo sempre di velocità, di sicurezza, codice stradale, sguardo in traiettoria, quando vado a piegare io devo rimanere con il corpo all'interno della mia corsia, non mi devo avvicinare troppo alla linea di mezzeria così da invadere con il corpo la corsia opposta, perché se dovesse arrivare una macchina, un furgone, un'altra moto che è troppo vicino alla linea di mezzeria, siamo costretti a fare uno scarto repentino, uscire fuori traiettoria con tutti i rischi che corrono. Siccome non siamo in pista ma siamo su strada, è bene rallentare, arrivare con una velocità moderata. Se il tornante cieco, che non vedo chi sopraggiunge dalla parte opposta, posticipare un po' l'ingresso, e poi quando con lo sguardo vedo bene la mia traiettoria, allora affronto il mio tornante in maniera pulita, composta. Viceversa, quando invece il tornante è a destra in salita, quindi abbiamo la parte più stretta, anche in quel caso facciamo finta che sia cieco, no? Cerchiamo di estremizzare sempre la situazione,
In salita avremo ovviamente la salita che ci aiuta a frenare. Anche lì comunque agisco bene sui freni, arrivo con una marcia giusta. Se non conosco il tornante è meglio una marcia in meno. Magari al posto di affrontarlo in terza, se non lo conosco, lo affronto in seconda. Così ho il motore pronto. Sguardo in traiettoria, se è cieco, di nuovo. Posticipo un po' l'ingresso, senza avvicinarmi troppo alla linea di mezzeria. Cerco di rimanere più o meno centrale nella mia corsia. Sguardo in traiettoria, quando la corsia è libera, che la vedo libera, allora, gas dolce, esco, poi vedrò la mia traiettoria, posso anche allargare un pochino. Detto questo, c'ho il fiatone. Detto questo, le insidie che nascondono i tornanti sono la sporcizia, per esempio. La sporcizia dove si trova? Quel brecciolino, quei residui di asfalto? All'estremità, estremità esterna e estremità interna. Non solo, il tornante, probabilmente, no? Se c'è il tornante perché ci sono dislivelli, ci sarà una zona in ombra, una zona che potrebbe rimanere sempre umida. Quindi attenzione, quando arriviamo e non sappiamo, perché non ci siamo già passati, non sappiamo come affrontare questo tornante, è inutile lanciarci dentro perché tanto siamo bravi, perché tanto abbiamo la moto di ultima generazione. Arriviamo in anticipo, rallentiamo bene, cerchiamo se possibile di rimanere sulla zona asciutta, se non è possibile siamo consapevoli che se c'è l'ombra probabilmente potrebbe essere umido, soprattutto in inverno, la sera, insomma quando il periodo non è proprio super soleggiato. Detto questo, se non è chiaro ragazzi, ripeto, è un discorso che in un video è un po' difficile da affrontare, uno dei motivi perché ho ritardato molto il discorso sui tornanti, che affronto sempre ovviamente, affronto bene con l'allievo davanti, dove facciamo tutte le prove, tutti gli esempi, però è giusto anche fare un video e farci la solita chiacchierata tra di noi, deve essere così, infatti sto facendo questa passeggiata e adesso faccio una chiacchierata con i ragazzi che mi seguono come se fossero qui con me. Anzi, vi ricordo che quest'estate, primavera, sto cercando di organizzare al meglio un percorso itinerante dove incontrare chi è interessato a fare dei corsi o semplicemente prenderci un caffè insieme. Quindi salirò da sud, dove sono io, in Puglia, fino a Milano, farò delle tappe. Quindi ragazzi, sentiamoci con i social, i miei contatti ci sono sotto in descrizione e dappertutto, e organizziamo questi incontri o per i corsi o anche solo per un caffè, per conoscerci. Già qualcuno mi ha chiamato anche solo per il caffè, che è passato da qui ed è stato bellissimo incontrarsi. Detto questo, adesso ritorniamo a stamattina, quando abbiamo fatto il video con Federico, che saluto, che mi ha aiutato a fare il video sui tornanti. Sarà lui che guiderà la moto, e la sua moto, e mi ha aiutato a fare questo video. Ciao ragazzi e godetevi il tornante. Abbiamo cambiato location, Federico adesso ci farà vedere la dimostrazione pratica di come affrontare il tornante. Tutta tua la strada. Ecco Federico che arriva, vediamo come affronta il tornante. Ok. Allora qua abbiamo un tornante abbastanza stretto, non so se si riesce a capire dalla telecamera, e addirittura è anche molto sporco. Abbiamo qua dei lavori finiti ma con un po' di residuo di terra, e questi ritappezzamenti dell'asfalto. In discesa, frenata dolce sui freni. Ok, allora qua non si vede molto. Allora, questo signore con l'Harley Davidson, al di là della posizione dei piedi ultra comfort, non l'ha fatto male in realtà il tornante.
Si vede molto poco dalla telecamera la striscia di mezzaria, che non è questa blu ma è quella bianca. Ok, Federico usa bene lo sguardo, lo muove poco, ma usa bene lo sguardo, lo si vede dal casco. Sguardo esterno che guarda bene in traiettoria. Di nuovo in discesa. Rallenta bene in anticipo. Ok, posizione dei piedi corretta, allarga leggermente perché appunto è in traiettoria. Riesce a vedere bene l'uscita, può allargare la sua uscita. Vediamo un'ultima volta. Ok, pelata dei freni poco prima dell'ingresso. Ok. Questo è un classico esempio dei tornanti che si possono trovare in montagna, che spesso non sono puliti. Qui abbiamo il mare invece della montagna. Oggi giornata stupenda, però anche qui ci sono questi tornanti spesso rovinati, sporchi. Qua siamo contro luce, però vediamo bene con lo sguardo Federico. Ottimo, rimane in traiettoria, benissimo, molto bravo Federico. Federico è un veterano delle super sportive. Gli ho chiesto la cortesia di farmi un tornante in maniera dolce, non come magari no, un super sportivo potrebbe fare. Ottima la traiettoria, un po' stretta, col corpo ha leggermente invaso la corsia opposta, però a furia di farlo poi ti abitui, lo vedi, si vede bene, soprattutto non è un tornante cieco, ma si vede bene l'uscita, quindi si è permesso di stringere bene il tornante, anche per evitare insomma questa sporcizia che c'è. Un'ultima volta, una bella scalata. Ok, piedi perfetti, ottimo Federico, grazie. Ci siamo spostati di location, abbiamo preso quest'altro tornante dove la linea di mezzeria è più delineata e ben visibile. Tornante cieco, sono contro luce, mi sposto un attimo. Tornante cieco perché c'è questo immenso albero e nasconde varie insidie. Lì abbiamo dell'umido per questo tempo che non è proprio il massimo. Ha piovigginato prima e lì ha lasciato dell'umido e ci sono delle ghiande per terra che hanno sporcato l'asfalto. Quindi adesso Federico ci farà vedere come affrontare il tornante in maniera sicura. Posizione del corpo, frenata in anticipo e sguardo sulla traiettoria. Vai Federico, la strada è tutta tua. Allora, tornante in discesa con l'interno umido e sporco di ghiande, una bella frenata in anticipo. Allora, Federico adesso è stato molto vicino all'interno della curva, perché l'abbiamo visto prima, ma in realtà, quando la strada non la conosciamo, conviene stare un po' più centrale. Adesso lo correggiamo un attimino, magari dopo al ritorno, e facciamo fare una curva in maniera più sicura. Vediamo adesso in salita. Una bella frenata in anticipo, sguardo, traiettoria pulita, perfetto. E in uscita di curva con lo sguardo ben in anticipo sulla curva possiamo permetterci di aprire di più. Arriva già con la marcia giusta, pelatina ai freni, eccolo qua. Ok. Allora Federico, ripeto, conosce questa traiettoria, abbiamo visto che è pulita, ma qualora arrivassimo in una zona dove non ci siamo passati e non conosciamo, o magari abbiamo il dubbio che possa essere sporco, mi raccomando, non passiamo qua vicino, ma rimaniamo un po' più centrali, ok? Allora, correggiamo questo tornante, benissimo, traiettoria asciutta, ok, sei un po' più centrale, ottimo, ottimo, abbiamo corretto questo tornante che si tendeva a stare un po' stretti, ma ricordiamoci che è meglio ritardare leggermente l'ingresso, visto che siamo interni, ritardiamo leggermente l'ingresso per avere una traiettoria pulita dove possiamo vedere se ci sono ostacoli, macchine ferme o sporcizia sull'asfalto. Dalla traiettoria pulita, una bella frenata in anticipo.
Ok, allora, come la sporcizia può rimanere all'interno del tornante, qua siamo in pieno asfalto, ma abbiamo qua della breccia completamente invisibile. Credo che si possa sentire sotto le scarpe quanta breccia c'è. Qui vediamo veramente le insidie dei tornanti che all'esterno e all'interno nascondono. Ok, qua ha leggermente anticipato col gas, perché ripeto, a furia di farlo poi inizia a conoscerlo, però ha leggermente anticipato col gas, ma in una situazione di sicurezza dove affrontiamo il tornante per la prima volta è meglio farlo con un po' più di dolcezza. Allora, Federico sta preferendo affrontare questo tornante in salita, lasciandosi un po' più spazio. Cosa intendo? È un tornante cieco anche in salita, quindi al posto di aprire più o meno in questa zona, lui apre qua proprio per avere una visuale pulita. Evita l'umido, ingresso perfetto. Ok, dolce sul gas, questo devo dire che è perfetto. Lui tende a buttare giù la moto un po' più con violenza, grazie anche alle prestazioni della sua moto. In una guida stradale, diciamo, normale, possiamo essere anche un po' più dolci nel buttare giù la moto, no? Accompagnarla piuttosto che buttarla. Però lui ha un carattere più sportivo, quindi... Allora, Federico, è uscito il tuo carattere sportivo. Si notava che buttavi giù la moto con aggressività. Va bene come rapidità nel buttare giù la moto, però ovviamente non stiamo attenti all'interno del tornante e all'esterno, visto che tu giustamente cercavi di posticipare l'apertura del gas proprio per evitare di arrivare innanzitutto troppo in anticipo, quindi aprire il gas in una situazione cieca, coperta dai cespugli. Quindi aspettavi di avere con lo sguardo la traiettoria pulita, libera da ostacoli, per aprire dopo. Appunto, siamo in strada, non cerchiamo la velocità, attenzione, metto così, non cerchiamo la velocità, ma cerchiamo la sicurezza. Quindi grazie Federico per averci onorato della tua esperienza. Da Daniele è tutto, da Motocicletta Team è tutto. Se siete arrivati a questo punto del video, grazie. Sapete cosa fare, mettere like, mi piace, tutto quanto. Seguitelo, ragazzi. Grande Federico. Ciao, ragazzi.